Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Eccoci nella video recensione di Mangiaro Fringilla 1610. Questa è esattamente la centesima volta che provo a registrare questa video recensione perché tra diversi problemi di rumori dalla strada e magari parole che non mi piacciono, ho ricominciato da capo per la centesima volta e questa devo dire che sarà l'ultima. Quindi prendete per buono quello che dirò qui. Anche se sono cazzate, ragazzi, non vi preoccupate. Allora, per chi non lo sa, Manjaro Fringilla 1610 si basa su Arch Linux, famosa distribuzione per essere stabilissima, bla bla bla, però non è proprio user friendly, quindi non è per tutti gli utenti, specialmente quelli meno esperti. Quindi Manjaro si pone l'obiettivo di essere molto più user friendly. Per i miei amichetti che amano sentirmi pronunciare l'inglese, lo ripeto, user friendly. Quindi è molto più utilizzabile da qualsiasi utente, anche quelli alle prime armi, grazie anche al fatto che hanno introdotto un installer grafico che è Calamares, che vi facilita sicuramente la vita in fase di installazione. Poi hanno inserito un desktop environment preinstallato, tra cui potete scegliere XFCE, come ho fatto io in questo caso, KDE. Poi avete anche la possibilità per i più esperti o per i più boriosi di scaricare la versione minimal, da cui potrete installare tutto da riga di comando, quindi scegliendo voi tutti i vari pacchetti. E poi abbiamo anche la possibilità, grazie alla community, di scaricare diverse versioni con GNOME, Cinnamon e quello che è, diversi desktop environment di cui per ora manco mi ricordo il nome, sinceramente. E allora andiamo ad analizzare questa distribuzione, però prima vi voglio dire i requisiti minimi di sistema e quelli consigliati. Allora, quelli minimi per la versione ovviamente XFCE sono 1 GB di RAM, 30 GB di spazio disponibile sul disco, una CPU da 1 GHz, scheda video con supporto per la riproduzione HD, questa il team dovrebbe spiegarmelo, e connessione a internet. I requisiti consigliati sono 2 GB di RAM, 50 GB di spazio disponibile sul disco, una CPU dual core da 1 GHz, sempre la solita scheda video con supporto alla riproduzione HD e la connessione a internet. Mentre che se volete utilizzare la versione con KDE, dovete aumentare solo i requisiti della RAM in quelli consigliati, portandoli a 3 GB anziché 2 GB. Diciamo subito che apprezzo tantissimo la disponibilità anche della versione a 32 bit di questa distribuzione, perché appunto aiuta tutti quegli utenti che vogliono recuperare il proprio computer, magari anche di 10 anni fa, e quindi veramente un'ottima scelta questa di poter scaricare anche la versione a 32 bit. Comunque sì, andiamo ad analizzare la distribuzione più nello specifico. Per quei 6 minuti che restano al video. Allora, la distribuzione usa il kernel 4.4.28. Di suo poi hanno aggiunto diversi driver e la distribuzione stessa vi installerà quelli, diciamo così, più corretti e andrà appunto a installarvi il driver della scheda video e tutti gli altri driver. Considerate che io ho fatto anche una prova in live direttamente sul mio computer senza VirtualBox. E devo dire che per la prima volta mi ha riconosciuto tutto subito. Ho provato anche a installare qualche programma e funzionava tutto alla perfezione. Quindi quando vi dicono che hanno caricato parecchi driver, dovete crederci, ragazzi. Allora vi faccio vedere velocemente la distribuzione. Però per prima cosa voglio aprire il gestore dei processi per farvi vedere i consumi reali di questa distribuzione. Li mettiamo sempre in primo piano e come potete vedere un uso veramente banale della CPU e come RAM io ho dedicato 2 GB, lui ne va a utilizzare quasi 360 MB. Devo dire molto molto buono. Allora, andiamo a vedere i vantaggi che vi offre Manjaro. Per esempio, ho apprezzato molto l'installer grafico, che è questo di qua, che vi aiuta nell'installazione dei pacchetti, veramente molto facile. Semplicemente potete cercare il vostro programma, come per esempio Simple Screen Recorder, eccolo qua, e installarlo con un clic. Fate clic qui sul quadratino di stato e fate applica. Veramente utile e soprattutto funziona benissimo. Non come tutte quelle varie porcate di software center, che sì, sono belli graficamente, però poi
lasciano il tempo che trovano, quindi questo un punto ultra vantaggio. Questa interfaccia grafica praticamente è la PAMAC nella versione 4.1.5, come vedete qua è un frontend in JTK3, molto comodo, leggero, come vedete manco va a usare RAM e fa il suo sporco lavoro. Come vi dicevo, hanno aggiunto anche il frontend grafico per la gestione degli aggiornamenti e il gestore dei pacchetti, che è quello che abbiamo visto poco fa, che in automatico andrà a controllare i repository dedicati di Manjaro e vi andrà a scaricare sia gli aggiornamenti dei programmi e in più ovviamente gli aggiornamenti della distribuzione, perché non ve l'ho detto all'inizio, ma questa come Arch Linux è una rolling Rails, ovvero l'ha installato una volta e poi riceverà gli aggiornamenti di continuo. Quindi non è una palla come può essere la versione LTS di Mint, che finito il supporto poi dovete aggiornare per forza alla versione successiva. O comunque non è una versione semestrale che ogni 6 mesi dovete aggiornare il tutto. Quindi anche qui ottima scelta, poi vabbè, scegliendo la base di Arch diciamo che non si sbaglia quasi mai. Come parco software devo dire mi è piaciuta parecchio, perché per esempio il lato internet, ottima la scelta di Firefox, poi in più ragazzi hanno aggiunto Steam già presente nella distribuzione e il vecchio e caro Thunderbird per le email. Il lato della grafica mi è piaciuto anche perché hanno scelto di installare GIMP direttamente nella distribuzione, poi per il lato istruzione, cioè scusatemi, per il lato ufficio troviamo già LibreOffice installato. I pacchetti software, ragazzi, sono abbondantemente aggiornati, però non è completo come può essere una base Debian, ovviamente. Però dico, quelli diciamo più conosciuti ci sono tutti, senza ombra di dubbio, e sono anche aggiornati rispetto a Debian, che come sapete non vi offre proprio gli ultimi programmi per la stabilità. Però, siccome il team di Manjaro va a verificare anche gli aggiornamenti di Arch per poi proporli successivamente, potete stare più che tranquilli. Come vedete, ho aperto Firefox, la RAM è salita ovviamente come utilizzo, però la CPU resta più o meno tranquilla. Apriamo qualche scheda, tra cui per esempio il mio sito personale, poi vi faccio vedere di nuovo il sito di Manjaro, eccolo qua. Tanto per aprire più schede, ecco, come vedete abbiamo un uso un pochettino più concreto della RAM, e però la CPU, ragazzi, ha sì il picco iniziale in fase di caricamento, però poi torna normale. E devo dire che la distro usata anche in live senza VirtualBox, con Simple Screen Recorder, ho registrato un piccolo video, l'ho editato con Kdenlive e devo dire mi ha stupito perché non si è impallata neanche una volta ed è rimasta sempre fluida. Quindi, veramente un ottimo lavoro di ottimizzazione. Bene, ragazzi, vi faccio vedere anche il gestore delle finestre, che è Tanner nella versione 1.6.10, quello classico dell'ambiente XFCE, appunto. Bello fluido e minimale, anche qui ottima scelta. Poi, cos'altro vi posso fare vedere di questa distribuzione? Vediamo un pochettino, questo l'abbiamo visto. Vabbè, il gestore della stampante poi di suo c'è già Gparted installato, come potete vedere. Vabbè, poi tutte le varie configurazioni di XFCE, e poi abbiamo Manjaro Setting Manager, che andiamo ad aprire subito, che, come dicevo nel video di installazione, vi consentirà di aggiungere i vari pacchetti di lingua e gestire anche i kernel, ragazzi, passando da un kernel all'altro con una semplicità disarmante, perché per esempio, come vi dicevo, ha il kernel 4.4.28, che quindi è questo di qua. Volendo, potrei installare questo kernel e decidere di utilizzarlo al prossimo avvio di Manjaro. Come avete potuto sentire, è scaduto il timer che io metto di 10 minuti, quindi passo subito alle conclusioni per questa distribuzione. Considerazioni finali: vi consiglio di scaricare Manjaro dal link in descrizione, provarla sul vostro computer e resterete piacevolmente sorpresi, perché vi aiuterà tantissimo riconoscendo già i driver di suo.
e facilitandovi la vita sia in fase di installazione che in fase di utilizzo. Quindi ragazzi, distro pienamente promosso e niente, ci vediamo un prossimo video dedicato magari a qualche particolare di Mangiaro o comunque nuove recensioni o altro. Bene, io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!